Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Ancora un tentato assalto ad una ditta orafa nella zona di via Sergio Ramelli. Il servizio. Hanno preso un ponteggio in un'azienda confinante dopo aver divelto la recinzione. Poi hanno tentato l'assalto ad una ditta di preziosi. A lanciare l'allarme questa mattina i titolari che hanno chiamato le forze dell'ordine. È successo in via Sergio Ramelli, zona industriale, nei mesi scorsi già finita in più occasioni nel mirino dei ladri. Lo scorso aprile un colpo nella stessa azienda che questa mattina ha lanciato l'allarme. In quel caso la banda aveva usato una scala per entrare dal tetto a far sfumare il colpo e il sistema di allarme. Qualche mese più tardi un altro assalto in una ditta che si trova nella stessa zona. I ladri in quel caso riuscirono a fuggire con un bottino di circa 100 kg di ottone. Questa mattina infine il ritrovamento del ponteggio che sarebbe stato asportato nel fine settimana per tentare il colpo. Dalle immagini delle telecamere di video e sorveglianza anche un insolito viavai, ma non sarebbero stati ritrovati segni di effrazione. Sul posto la polizia di Stato che sta portando avanti le indagini, sul posto anche la scientifica per i rilievi. Un incidente sul lavoro questa mattina ad Arezzo. L'episodio si è verificato in zona Pratacci all'interno di un'azienda di arredamenti. Un uomo, un operaio di 59 anni, si è ferito ad un arto superiore lavorando con una sega circolare. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. I sanitari dell'emergenza urgenza sono intervenuti sul posto con un'auto infermierizzata di Arezzo. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Novità ai vertici della Guardia di Finanza di Arezzo. In questi giorni si è svolto l'avvicendamento al comando del gruppo aretino tra il tenente colonnello Salvatore Mirarchi e il tenente colonnello Emilio De Gregorio, proveniente dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari. 43 anni, sposato con due figli, si è arruolato nel corpo nel 2003. C'è stato anche l'avvicendamento al comando del nucleo operativo tra il tenente Raffaella Luogo, trasferita ad Ostuni, e al suo posto il tenente Pasquale Divilio, proveniente dall'Accademia del Corpo. A tutti i nuovi arrivati ovviamente il nostro miglior augurio di buon lavoro. E sono stati proprio gli uomini della Guardia di Finanza di Arezzo a smascherare un uomo che aveva chiesto, pur non avendone titolo, il gratuito patrocinio. Sentiamo. Aveva chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio, nascondendo però al fisco redditi per oltre 300.000 euro. Nella domanda, infatti, aveva dichiarato di aver ottenuto nel 2022 redditi pari a 11.000 euro. A smascherarlo sono stati i finanzieri di Treviso, che hanno anche scoperto che l'uomo era un pluripregiudicato, già gravato da numerosi precedenti contro il patrimonio ed ancora indagato per episodi di truffa, estorsione e lesioni personali. I profitti illeciti sarebbero derivati da truffe compiute anche in provincia di Arezzo ai danni di acquirenti che, dopo aver risposto ad annunci online relativi alla vendita di automobili usate, avevano versato anticipi senza però ottenere i veicoli. L'uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso, che nei giorni scorsi ha notificato la conclusione delle indagini preliminari. È stato ovviamente anche escluso dall'ammissione al gratuito patrocinio, istituto che, come noto, consente alla persona non abbiente di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. Come tutte le estati c'è l'emergenza sangue, donate. Questo è l'appello del centro trasfusionale della ASL Toscana Sud-Est. Ci saranno aperture straordinarie per poter appunto consentire alle persone di donare il sangue. Mancano sangue e plasma. Donate. L'appello arriva dal dottor Pietro Pantone, direttore dell'area dipartimentale trasfusionale dell'ASL Toscana Sud-Est. In estate assistiamo ad una flessione delle donazioni, spiega, complice il caldo eccessivo che non aiuta i nostri donatori, ma serve sangue per fronteggiare le richieste provenienti dalle strutture ospedaliere toscane. Per implementare le donazioni e fronteggiare la necessità del sistema sanitario regionale, sono state così messe a disposizione dei donatori anche quattro aperture straordinarie domenicali negli ospedali della provincia d'Arezzo, da adesso sino alla fine dell'anno. La prima è il 29 settembre, poi il 27 ottobre, il 24 novembre, il 15 dicembre. A queste poi si aggiungono le aperture straordinarie pomeridiane per la donazione del plasma il primo e il terzo lunedì del mese. Per accorciare i tempi di accesso alla donazione, poi da mercoledì 28 agosto per gli aspiranti donatori all'interno del centro trasfusionale del San Donato entrerà in funzione l'elettrocardiografo donato lo scorso giugno da Calcit e Rotary Club Arezzo.
Occorrono infatti due diverse visite prima di arrivare alla donazione vera e propria, che al momento avviene solo al terzo accesso dell'utente al centro trasfusionale. L'elettrocardiografo a disposizione adesso permetterà di eliminare un accesso accorpando la visita di idoneità ed elettrocardiogramma nello stesso momento, a vantaggio del donatore e anche del centro trasfusionale, che potrà così ridurre i tempi necessari per arrivare alla donazione. Sinistra Italiana Arezzo continua la raccolta firme per il referendum contro l'autonomia differenziata. Il 27 agosto ci saranno proprio dei banchini per raccogliere le firme dalle 9 alle 12 al mercato di Rigutino, il 30 di agosto dalle 17 in piazza San Michele ad Arezzo e il 7 settembre invece in Corso Italia dalle 9 alle 13. Si è ufficialmente costituito il comitato di Via Fiorentina. Sentiamo. L'amministrazione deve rendersi conto che qualunque scelta faccia deve fare una scelta che sia in funzione dei cittadini e dei commercianti, perché altrimenti a che servono le infrastrutture se non servono per i cittadini? Mentre gli operai sono nuovamente al lavoro sui sottoservizi per la realizzazione della rotonda di Via Fiorentina, è nato un comitato al quale hanno già aderito una trentina di commercianti e residenti. Se devi far star male i cittadini per costruire delle infrastrutture che poi in teoria dovrebbero servire a loro, se a noi ci fa chiudere l'infrastruttura, a che serve? Il costo dell'opera, come noto, ad oggi sfiora i 10 milioni di euro. Questa rotatoria è una rotatoria esagerata. Noi siamo sempre dell'opinione che basterebbe una rotatoria a raso. L'ultima chiusura, in ordine temporale, dovrebbe andare avanti sin dalla fine del mese nel tratto dell'Orciolaia, dove insistono molte attività commerciali. Un'attività commerciale, che è costretta a non avere, cioè non ha clienti perché non possono materialmente arrivare, è chiaro che ha dei prodotti che restano in magazzino e dei prodotti come per esempio il macellaio che si deteriorano. Io ho un cumulo di sigarette che non si riesce a vendere, i giornali che ho restituito praticamente a come mi arrivavano. E sono stata aperta tutto il mese d'agosto, l'unica tabaccaia che c'era in zona, e quindi tra l'altro coprivo anche i miei colleghi, e la gente non riusciva ad arrivare. Da qui la richiesta all'amministrazione comunale di notizie certe e condivisione sulle modalità operative. Intanto chiediamo maggiore rispetto per i cittadini e per i commercianti, questo assolutamente. Poi se riusciamo anche a concordare i vari lavori e la tempistica dei lavori sarebbe già una cosa fatta bene, perché così non va bene. Fanno le cose sopra la nostra testa, anche no. E adesso invece parliamo di Giostra del Saracino, ieri la cerimonia di estrazione delle carriere. Sarà il quartiere di Porta Santo Spirito ad aprire la 146esima edizione della Giostra del Saracino, in programma domenica 1 settembre. Subito dopo toccherà Porta Crucifera, il terzo a scendere sulla lizza sarà Porta Sant'Andrea e a chiudere la piazza Porta del Foro. Questo è l'ordine di ingresso in piazza determinato dalla cerimonia di estrazione delle carriere. Alle 11 esatte, come da programma, il corteo storico dei figuranti è entrato in Piazza della Libertà per dare inizio alla cerimonia di estrazione e giuramento dei capitani. Il primo atto ufficiale della 146esima giostra lo ha effettuato il sindaco Ghinelli, consegnando lo scettro al maestro di campo Gabriele Veneri. A nome dell'antichissima e nobilissima città di Arezzo, nella mia qualità di sindaco consegno il bastone di comando ed investo delle funzioni di maestro di campo messer Gabriele Veneri, che si impegna ad osservare con lealtà ed imparzialità le regole cavalleresche che governano la giostra. Subito dopo, l'araldo della giostra ha chiamato sul palco i paggetti per iniziare l'estrazione. L'araldo Francesco Sebastiano Chiericoni ha poi chiamato i capitani dei quartieri per effettuare il giuramento ed infine la lancia d'oro dedicata alle stimmate di San Francesco è stata accompagnata in Duomo e consegnata dal sindaco al parroco della cattedrale. Resterà infatti nella cappella della Madonna del Conforto sino al giorno del Saracino. Thank you.
Chiude con davvero numeri da record l'edizione 2024 del Polifonico, migliaia di presenze, esibizioni di oltre 350 coristi da tutto il mondo, masterclass e concerti in 5 giorni. Si è chiuso con un successo e guarda già al 2025 il Polifonico, il più antico festival internazionale d'Europa dedicato alla musica corale che ha portato ad Arezzo le eccellenze appunto di quest'ultima nei luoghi più suggestivi della città di Guido Monaco. Tra i momenti più importanti la proclamazione del vincitore del Gran Premio Città di Arezzo, il coro Los Cantantes de Manila dalle Filippine, selezionato tra i premiati del concorso polifonico e che parteciperà di diritto al Gran Premio Europeo di Canto Corale 2025. E adesso ci spostiamo alla Verna, dove ieri sono state ricordate le vittime delle guerre del 1944, quindi di 80 anni fa, una iniziativa dell'Istituto Nazionale Nastro Azzurro di Arezzo e di Siena, appunto ospitata proprio dalla Verna, luogo di pace. Quest'anno, come sappiamo, ricorrono anche gli 800 anni dalle stimmate ricevute da San Francesco. Vediamo. Il nostro istituto è stato fondato nel 1923 da un cappellano militare, Don Giovanni Mazzoni, dopo la Grande Guerra, dai decorati al valore militare. Stiamo portando avanti un progetto da anni che si chiama Memorie di Guerra per un futuro di pace, un progetto che sviluppiamo soprattutto nelle scuole per far conoscere ai ragazzi il valore, il sacrificio, l'eroismo di tanti nostri padri e di tanti nostri nonni che hanno combattuto per l'unità, la libertà della nostra patria. Ma non per questo i ragazzi devono dimenticarsi l'importanza della pace. La pace è un bene supremo e come tale va difeso. E meglio della Verna, il luogo dove San Francesco ha ricevuto le stimmate, un uomo di pace, noi abbiamo voluto invocare una preghiera di pace in questo mondo che ne ha tanto bisogno. Durante la cerimonia che si è tenuta presso il santuario della Verna è stato donato un cero votivo, poi al pomeriggio una processione alla cappella dove San Francesco ha ricevuto le stimmate 800 anni fa. C'è bisogno di invocare la pace e abbiamo come comunità accettato volentieri e con la presenza del Nastro Azzurro e la sua iniziativa, perché c'è da far memoria di chi ha perso la vita a motivo della guerra, ma c'è anche la necessità di renderci conto che questi motivi che causano le guerre continuano ancora oggi. Quindi è molto importante pregare per la pace e impegnarci per la pace. Ognuno vuole la pace, ognuno ha le proprie buone ragioni, ma qui si tratta di guardarsi in faccia, riconoscerci come esseri umani e capire le ragioni dell'altro e trovare anche dei compromessi. I compromessi devono essere fatti nella vita sui valori, i valori della vita, del rispetto altrui, eccetera, ma poi per il resto, ecco, dobbiamo sapere un po' comporre le differenze. Se non c'è questa volontà di essere persone che rinunciano al dominio sugli altri, purtroppo quello che è successo nel passato continua oggi, continuerà anche domani, con effetti sempre più nefasti, perché la capacità tecnologica dell'uomo va ad aumentare e quindi aumenta la sua capacità di fare il bene, ma parimenti anche il male. Ci spostiamo adesso invece a Monte San Savino per parlare del mercato delle pulci. La seconda edizione di quest'anno outdoor, cioè fuori, è andata davvero bene. Vediamo. Da un raro vinile con l'immagine del Crocodile, discoteca in voga nell'Arettino negli anni 90, al vestito da sposa anni 80, fino ad arrivare all'homemade e gli oggetti realizzati interamente con materiale di riciclo. È andata molto bene l'edizione outdoor di fine estate, si fa per dire visto il meteo, del grande mercato delle pulci ospitata a Monte San Savino. Nonostante il caldo, l'affluenza c'è stata e con essa anche gli affari per i 120 espositori. E a mio avviso si incastona anche perfettamente in quello che è il borgo di Monte San Savino, perché noi qui abbiamo trovato una dimensione che poi è appunto una cornice perfetta in un certo senso per valorizzare tutto quello che è passato. Perché vintage, perché mi piace, perché è proprio una forma che è particolare, lo trovavo bello, perciò lo piace, cerco delle cose un po' particolari. Tra le curiosità anche oggetti realizzati in midollino. È una pianta in taglio piangenti che viene lavorato con le macchine, c'è una posta, le fanno di tante misure, di tanti di diametro, da un millimetro fino a 7 millimetri,
ci faccio riviste a fiaschi, ci faccio cestini, ci faccio le bomboliere, anche le bomboliere, guarda. Per i matrimoni? Per i matrimoni. Nel chiostro del Palazzo Comunale si è tenuta la Fiera dell'Arte e la giornata è stata l'occasione anche per visitare le bellezze architettoniche di Monte San Savino. Prossimo appuntamento l'8 settembre con Arti in Ponte, un'edizione però dedicata in particolar modo all'Homemade a Ponte Buriano, e poi ad ottobre il mercato sarà nella sua versione più classica con gli oltre 600 banchi che invaderanno l'Arezzo Fiere e Congressi. Sì, Ponte Buriano infatti sarà un evento completamente diverso, non siamo lì con il mercato delle cure, ma con una festa degli aquiloni, con gli artisti sul ponte romanico e un market vintage di artigianato, e poi il grande evento ad Arezzo Fiere Congressi 19-20 ottobre. Inizia bene il campionato per l'Arezzo con un gol di Iori, l'Arezzo batte il Campobasso. Sentiamo allora le interviste a fine partita. Abbiamo lavorato a 360 gradi, perché anche oggi incontrare le squadre di Braia devi lavorare su tutti gli aspetti di quella che è una fase di possesso, perché avversario molto corto che ti viene addosso, che va a interrompere il gioco sistematicamente nella fase di possesso, comunque dà delle buone soluzioni, alterna col gioco diretto con sta palla in verticale sugli attaccanti che ti attaccano alla profondità, molto abili sui piazzati, ecco nasce il palo nonostante sia un fuorigioco. Quindi io dico che siamo stati bravi ad interpretare i vari periodi della gara. Sul discorso della superiorità del secondo tempo, anche se non è scontata, siamo ripartiti forzando troppo la giocata dal basso. Volevamo subito andare nell'area avversaria. Ho detto loro di essere pazienti, di tenere palla a terra, perché era previsto un blocco da 9 anziché 10, cambia poco, e quando si chiudono così e ti aspettano, anche se con un giocatore in meno, poi ecco, rischi più di prendere dei contropiedi piuttosto che invece far male. Dopo il vantaggio, secondo me, dovevamo essere più cattivi in tante letture e diverse scelte per chiudere la partita, perché poi un piazzato, una situazione di seconda palla può compromettere, a parer mio, una buonissima prestazione, e dove la squadra credo che abbia meritato i 3 punti. Sentivo molto bene, anche in settimana mi sentivo molto bene, quindi ero carico per questa partita. E sì, il gol è stato importantissimo per portare a casa questi 3 punti. E poi non lo so se cambierà il mio destino. Naturalmente sembrava un po' scritto, no? Che quando un giocatore con delle voci di mercato su entra fa gol. Però io sono contentissimo Di godermi questo momento, diciamo, di vivermi questo momento, e poi quello che succederà settimana prossima ne parleremo naturalmente. Sappiamo tutti di questo interesse del Lumezzane, e io qua mi trovo bene naturalmente coi compagni, fuori dal campo, in campo, quindi vedremo di parlarne con la società e decidere. E c'è un rumors che invece riguarda il mercato. L'Arezzo avrebbe trovato l'accordo con il Cesena per il trasferimento di Roberto Ongusei, l'attaccante classe 95, per passare appunto, che potrebbe salutare in queste ore i bianconeri, per poi passare agli Amaranto, ma ancora manca l'ufficialità. È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.